Salve a tutti, come ben ricorderete, tra le varie questioni che sto portando avanti in maniera intensa nelle ultime settimane c'è la vicenda legata ai precari, Covid, quindi, ai precari sanitari, ossia quei professionisti assunti durante l'emergenza sanitaria, parlo di medici, infermieri, operatori sociosanitari e di amministrativi. Assunti con contratti a tempo determinato anche in deroga alle norme ordinarie che vigono nell'ambito della macchina pubblica. Era una modalità di assunzione quella fondamentale per sopperire alle carenze sanitarie in un momento difficile, come già abbiamo raccontato, per potenziare le terapie intensive e subintensive. Però a distanza di ormai quasi di 2 anni, di proroga in proroga, si è arrivati al punto di capire di queste persone cosa si debba fare. Naturalmente, visti i vuoti che ci sono, noi stiamo spingendo per una, diciamo, proroga e stabilizzazione. La stabilizzazione è stata prevista nell'ultima legge di bilancio dal governo centrale, che prevede, l'aver svolto per 18 mesi, anche non continuativi, la propria attività sanitaria, diciamo in una struttura sanitaria campana. Il problema però era capire, avere, ho portato questa questione al question time circa 2 settimane fa, dove ho chiesto in primis di avere la fotografia completa di tutto il precariato sanitario in Campania. Non avevano ancora i numeri, mi hanno risposto che a fine mese, quindi entro il 30 giugno, avrebbero avuto i numeri dai vari distretti sanitari per avere il numero, la fotografia specifica di quanti precari oggi sussistono, esistono in Campania. Parallelamente però bisognava subito adoperarsi per la proroga perché molti contratti sono scaduti, altri stanno per scadere a fine mese e devo annunciarvi che queste proroghe sono partite. Ho avuto proprio stamattina da un infermiere, infermieri di Salerno, che è arrivata, diciamo, il contratto che proroga la loro posizione fino a fine anno. Quindi questa è una prima cosa positiva, le proroghe stanno arrivando. Nel frattempo però ne abbiamo chiesto anche altre cose, di avviare la burocrazia per le stabilizzazioni, così come prevedono le leggi, sia la legge Madia e sia l'ultima legge di bilancio, quella che richiamavo prima dei precari Covid. E poi di mettere mano alle graduatorie, dei vari distretti sanitari. Graduatorie ferme da anni che rischiano di scadere, quindi lo scorrimento anche di quelle graduatorie. I vuoti in sanità, diciamo, per quanto riguarda il personale, sono tantissimi, quindi abbiamo bisogno di questo personale. C'è un piano, come ho già raccontato altre volte, sul settore sanitario per intensificare, potenziare e migliorare quello che è il servizio sanitario di prossimità, quindi domiciliare, con la nascita di tanti entro il 2026 di tanti ospedali e case di comunità. C'è bisogno però del personale, quindi c'è bisogno del personale e degli stanziamenti opportuni per stabilizzare queste persone. Noi stiamo spingendo in questa direzione. La prima notizia che volevo darvi di aggiornamento è che stanno partendo queste proroghe entro fine, diciamo, anno. Quindi le proroghe che garantiranno un lasso di tempo fino al 31-12-2022. Un'ultima cosa che ho chiesto in aula alla Giunta è di farsi portavoce presso il Ministero della Sanità, presso il Governo, per far spostare anche la data per computare, diciamo, i 18 mesi. Oggi era il 30, diciamo, marzo, se non erro, per computare i 18 mesi, ma molte persone per pochissimi giorni risulterebbero, diciamo, fuori da questa stabilizzazione. Perché le carenze ci sono, i posti disponibili ci sono, la cosa che stiamo chiedendo alla Regione è di farsi promotrice verso il governo di far spostare quella data almeno fino a fine anno, quindi alla scadenza anche della proroga che sta per arrivare, insomma, che sta arrivando. Sarebbe il modo per garantire tutti e affinché nessuno, diciamo, per scongiurare il rischio che qualcuno possa rimanere fuori veramente per 3-4 giorni, per una settimana, situazioni che esistono. Quindi io sto lavorando in questo senso, ci tengo come sempre ad aggiornarvi
sull'andamento poi delle cose su cui stiamo lavorando. Ovviamente so che altri lavoratori mi scriveranno di altre vertenze. Stiamo seguendo tutto. Capirete le difficoltà che ci sono, perché arrivano tantissimi problemi quotidianamente, ricevo decine e decine di messaggi di aiuto. Nel mio piccolo, umilmente, con determinazione, però cerco di fare il massimo. Quindi cerchiamo di dare voce a tutti i lavoratori portando tutte queste questioni in aula. Per esempio, nel prossimo question time ho depositato un'altra questione che sto seguendo, che riguarda i lavoratori della Giro Service, e che ben ricorderete, quindi il personale che è rimasto fuori dall'ambito lavorativo e che operava nel circuito del trasporto pubblico locale, nella bigliettazione. Per una serie di vicissitudini abbiamo fatto audizioni, interrogazioni a gennaio, su cui non abbiamo avuto nessuna risposta. Porteremo questa questione venerdì in aula al prossimo question time, soltanto per farvi capire che le questioni sono tante, ma qui stiamo lavorando veramente a 360 gradi per non rimanere nessuno indietro e per dare voce a tutti i lavoratori. Grazie, e come sempre vi invito, diciamo, se volete, a mettere un like e a condividere questa diretta. Grazie.